Gianni Colacione per Libre TV, siamo al Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Oggi penso che sia 18 aprile 2015, e siamo al Comitato Nazionale, diciamo, che apre l'estate. Le stagioni dei radicali sono scadenzate dai comitati nazionali, che sono 4 nell'anno, e parliamo con Leonardo Scandola, che viene dal Veneto, da Verona se non sbaglio. Ha fatto un intervento, insomma, abbastanza polemico, interessante, e volevamo con te, appunto, ripercorrere un po' le tematiche più, diciamo, critiche che hai avuto, che secondo me sono anche propositive. Sì, ecco, l'intenzione è sempre quella di fare una critica costruttiva, quindi ho preso spunto dalla relazione della nostra segretaria, innanzitutto per ricordare che l'illegalità, a mio avviso, mi dispiace dirlo, anche del movimento radicale rispetto alle proprie regole, rispetto al proprio statuto. In primo luogo, per quanto riguarda il congresso del Partito Radicale Transnazionale, che ormai da troppo tempo non viene convocato, e in questo modo ingessando di fatto anche l'attività e la possibilità di crescere e coinvolgere nuovi iscritti anche a livello transnazionale. L'altra invece è quella del Movimento Radicale Italiani, che così rispetto, ora si parla tanto dell'era digitale, di Grillo, la piattaforma web eccetera, mentre i radicali da decenni erano sul pezzo, per così dire. Nello statuto del 2001 già era previsto la possibilità di esercitare tutti i diritti di iscritto anche sul web, di fatto è rimasto inattuato, un po' come la nostra Costituzione, no? Che è stata attuata a tappe. Perciò su questo ho cercato un po' di incalzare e richiamare all'ordine il comitato, Rita Bernardini, e così, perché a mio avviso, perché ci diciamo gandiani, dovremmo essere noi innanzitutto il testimone per poter poi legittimamente, coerentemente e senza paura, senza scheletri nell'armadio, andare poi a incalzare i governanti, le lobbies e insomma, le istituzioni internazionali e nazionali, e anche perché no, regionali, sull'attuazione di quelli che sono gli obblighi così, legislativi. Infatti tu avevi Gandhi alle spalle, lo hai citato, perché nel senso poi la sua, diciamo, espressione famosa dell'essere speranza che si vuol vedere. E quindi hai fatto un pochino, appunto, queste critiche, che sono state senz'altro sicuramente propositive, e hai citato anche un qualcosa di storico che ormai data ormai un paio di anni, un congresso in cui fu inserita una modifica statutaria che praticamente metteva fuori i radicali italiani dalla possibilità di essere un soggetto politico candidabile alle elezioni, e tu hai ricordato che nello scorso comitato si parlava di elezioni. Sì, è abbastanza assurda, cioè quella fu una modifica che mi trovò così aspramente contrario, perché di fatto Radicali Italiani non si era neanche mai candidato alle elezioni. Secondo me fu avvertita come una paura così di una divisione tra questa squadra A e squadra B, che purtroppo sta connotando il movimento radicale, ma in realtà secondo me testimonia il sentimento di una fetta radicale di tornare ad essere un po' così l'alternativa che si vorrebbe nelle istituzioni, che non può essere ridotta come in questo momento si dice appoggiamo quello, appoggiamo l'altro, perché di fatto nessuno incarna quell'alternativa. Quindi secondo me bisogna fare una scelta netta: o valorizziamo il partito radicale transnazionale, il principio della doppia tessera, fondiamo delle battaglie fondiamo la nostra azione su delle battaglie, su delle idee, e quindi tutti stanno nel partito radicale, e allo stesso tempo chi vuole si candida da centrodestra, centrosinistra, estrema destra, estrema sinistra, e tutti portiamo avanti come una sorta di lobby così di idee la nostra testimonianza. Altrimenti dobbiamo, secondo me, ritornare ad essere protagonisti con un soggetto elettorale, questa volta condiviso, non di uno per tutti, perché insomma è per dare insomma una decisione e appoggiare una delle due idee, proprio perché secondo me la vera questione è quella dell'efficacia, e se non facciamo una di queste due scelte continuiamo a essere un po' un parlatoio e possiamo solo sfruttare così la spendibilità politica di Marco, di Emma, che sono stati dei protagonisti della politica italiana, ma nel momento in cui loro si fanno un po' da parte, secondo me lasciano un'eredità di ricordi che però non può più essere attuale, e quindi sarà solo un album fotografico. Senti, in chiusura, ereticamente, così potremmo dire, visto che stiamo in casa radicale, ricordiamo Mattia Darè, che è un iscritto di Libri TV, quindi un libro TV potremmo chiamare, che è candidato, ci hai detto, in qualcosa. Ecco, ovviamente gli facciamo tutti quanti gli auguri, e in che lista? È candidato in Veneto, quindi la regionale del Veneto, con la vista L'Altro Veneto, che in sostanza riprende un po' il movimento di Tsipras, quindi riprende movimenti che vanno comunque dalla sinistra, da Tsipras, a fuori usciti del Movimento 5 Stelle, tanto
tanti indipendenti, nel senso Darè, che infatti mi dispiace sia stato così criticato per questa sua scelta, che in realtà l'ha fatto fin da subito candidandosi come indipendente radicale, e tant'è che lunedì in pieno stile radicale fa uno sciopero della fame proprio per testimoniare anche qui l'illegalità nella presentazione delle liste, nel senso che la regione del Veneto è, la regione Veneto, la lista, la legge elettorale veneta è un campione di partitocrazia, nel senso che basta avere un gruppo nel Consiglio Veneto per non dover raccogliere le firme, e ovviamente in queste settimane i gruppi sono impennati perché così tutti possono avviare a questa incombenza abbastanza assurda a livello burocratico. Perciò è impegnato su questo, è un radicale, lo dice senza paura, e secondo me questa è la direzione in cui il Partito Radicale potrebbe continuare a contribuire in Italia, in Europa, perché no, anche a livello mondiale, ossia danno testimonianza di idee senza soffermarsi sui soggetti elettorali, l'opportunità, ognuno libero, che secondo me è poi la libertà, è il collante di questo movimento. Grazie Leonardo, dai Mattia. Perfetto.